quest'anno, che è la quinta edizione, noi abbiamo dato il premio all'associazione Rita Atria, associazione antimafia Rita Atria, e alla Casa di Solidarietà e Accoglienza di Barcellona, guidata da Don Padre Pippo Insana. Le motivazioni del premio ve li leggo, sono queste. Nel mondo della cooperazione e dell'associazionismo, che esalti i valori di mutualità e solidarietà, equità sociale, centralità del lavoro umano rispetto al capitale, la legalità è un obiettivo da perseguire non solo attraverso azioni eclatanti o dichiarazioni di principio, ma soprattutto attraverso l'attività quotidiana fatta del rispetto delle regole e delle leggi. Il nostro circolo, con l'istituzione del premio alla legalità e ai diritti, nell'onorare la memoria dell'amico Adolfo Parmaliana, ha voluto raccogliere idealmente il testimone del suo instancabile impegno sociale, improntato al rispetto delle regole di civile convivenza che uno Stato democratico deve darsi. Quest'anno, assegnando riconoscimento all'Associazione Antimafia Rita Atria e alla Casa di Solidarietà e Accoglienza di Barcellona Pozzo di Gotto, desideriamo ringraziare e sostenere queste associazioni che da sole, rischiando il proprio, operano giornalmente in silenzio per l'affermazione della legalità e il sostegno ai più deboli e agli emarginati. A volte, troppe volte, in verità, contrastate dalle stesse istituzioni, spesso profondamente inadeguate, alle cui mancanze loro suppliscono. L'Associazione Antimafia Rita Atria nasce a Milazzo giusto 20 anni fa, nel 1994, dall'iniziativa di due studentesse, Nadia Furri e Santina Latella, con l'obiettivo di raccogliere le immagini delle stragi di Stato del 92, custodite nella nostra mente, e trasformarlo da dolore in azioni, spinte dalla voglia di dare un senso a quella frase: non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe. Gli scopi dell'associazione sono: promuovere la diffusione della cultura della legalità e di una conoscenza antimafiosa e antifascista, sensibilizzare a queste tematiche tutti i cittadini, promuovere attività e manifestazioni riguardanti queste tematiche, funzione di osservatorio politico-sociale sul territorio. Tante sono le battaglie affrontate, molte quelle vinte e tante ancora quelle da combattere. E ne citiamo per brevità solamente alcune. Grazie alla costante e tenace opera dell'Associazione, i cui presidi sono presenti in tutte le regioni d'Italia, nel 1966 si riapre il caso sull'omicidio di Graziella Campagna, avvenuta a Villafranca di Re nel 12 dicembre del 1985. Nel 1997 viene presentato un dossier sulle violazioni dei diritti umani dei testimoni di giustizia. Il 26 luglio del 1997 organizza a Partanna il funerale che Rita Atria non ha mai avuto. Saranno loro poi a parlarvi di Rita Atria. Nel corso degli anni l'associazione ha inoltre allargato il suo raggio d'azione e, oltre a seguire l'evoluzione del processo Campagna e dei diritti dei testimoni di giustizia, è in prima fila nella difesa dell'ambiente, della salute e del territorio, contrastando la realizzazione a miscela del sistema di guerra statunitense denominato MUOS. Grazie alle sue denunce è stato smascherato lo scaffale del parco commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto, con conseguente blocco dello stesso e nomina di una commissione di indagini prefettizie su infiltrazioni mafiose, che ha portato nel febbraio 2013 all'apertura ufficiale di un'indagine della magistratura con 17 indagati. Invece l'associazione di volontariato Casa di Solidarietà e Accoglienza di Barcellona al Pozzo di Gotto da decenni svolge attività di volontariato a supporto degli internati dell'ospedale psichiatrico giudiziario Madia, attuando una serie di interventi
legati alla riabilitazione e alla risocializzazione dei soggetti affetti da disturbi mentali, nell'ambito degli interventi finalizzati a promuovere la creatività artistica e comunicativa. È nato il progetto Vite Sospese, che ha prodotto la realizzazione di un laboratorio teatrale. Nasce così il testo teatrale Pazzi in partenza, commedia brillante in due atti, per denunciare l'inadeguatezza del sistema OPG, la cui funzione primaria non è curativa ma contenitiva. I protagonisti decidono che adesso sono loro a dover parlare di se stessi, per non lasciare che siano sempre gli altri a farlo e per ribellarsi contro le giustizie delle proroghe che procrastina il fine pena. Il lavoro svolto con i volontari ha assunto una funzione terapeutica. La dedizione e il costante impegno dimostrato dagli internati hanno non solo reso possibile il buon esito del progetto, ma soprattutto evidenziato la necessità di inserire nel percorso di recupero attività che possono favorire la creatività individuale, l'interazione, l'appartenenza al gruppo che produce solo se ciascuno lavora in sinergia con gli altri. I risultati raggiunti, nonostante le innumerevoli difficoltà burocratiche che hanno osteggiato il progetto, sono certamente ragguardevoli. Gli internati dimostrano una maggiore consapevolezza delle proprie capacità creative, hanno sviluppato un comune senso di appartenenza al gruppo, ma soprattutto hanno riacquistato fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità. Noi chiudiamo questo discorso, prima di consegnare il premio, augurandoci che uno Stato civile, uno Stato democratico, come l'Italia si professa, si vanta di essere, chiuda finalmente questi luoghi di detenzione, perché questi luoghi di detenzione sono contro la legge, perché queste persone dovrebbero essere tenute in delle case di accoglienza gestite dall'ASL, mentre invece vergognosamente ancora la Regione Sicilia non ha recepito questa legge nazionale e quindi questa gente è costretta ancora a rimanere internata. Quindi speriamo che l'anno prossimo, alla Festa della Musica, perché hanno fatto la proroga di un anno, non facciano un'ulteriore proroga che finalmente queste persone possono avere i diritti di persone normali. Quindi chiamiamo sul palco Cettina Merlino, la moglie del professore Parmigiana, Santina Latella e Nadia Furnari, e padre Pippo Insana, che dirige la Casa di Solidarietà e Accoglienza di Barcellona. Diamo la parola a Cettina Merlino. Buonasera. Io sono 5 anni adesso che Gioacchino, come presidente dell'ARCI, il Fondo ARCI, organizzano questo premio, e sono ogni anno sempre commossa e dico grazie a Gioacchino per ringraziare, diciamo, tutta l'associazione, tutto il circolo ARCI. Quest'anno sono molto... Sono onorata il premio all'Associazione Antimafia e Ridatria, alla Presidente Santina Latella e alla Fondatrice Nadia, che, con le quali sono legata anche dall'amicizia, da una profonda amicizia. Grazie a tutti di essere qui ogni anno. Passo la parola a Nadia. Grazie. Io mi ero preparata buonasera intanto, mi ero preparata qualche riga di discorso, ma il Presidente mi ha anticipato tutto, perciò andrò un po' a braccio. Noi siamo molto onorati di ricevere questo premio e ringraziamo per questo l'ARCI, il Furnari e la famiglia Parmigiana, che ci ha veramente onorato. Noi siamo contenti, molto felici di riceverlo proprio dalle mani della moglie del professore Parmigiana, perché proprio come diceva lei, questo rapporto che è nato fra di noi è un rapporto molto forte che si è consolidato in pochissimo tempo, proprio perché a volte le affinità elettive servono proprio ad avvicinare persone solo con uno sguardo e un sorriso. Noi siamo molto contenti di questo premio, anche perché noi siamo, la nostra associazione è intitolata proprio a Rita Adria, che è una ragazza che ha denunciato i suoi familiari
proprio per opporsi a un sistema di mafie, a un sistema culturale profondamente radicato nel paese in cui viveva. E lei, come dire, alla fine non ha potuto sopportare questo peso, proprio per l'isolamento che ne era derivato dalla morte di Paolo Borsellino e da tutto il contesto che la circondava. Noi ogni giorno da 20 anni ormai cerchiamo, siamo riusciti a diventare molto grandi, non molto grandi, ma comunque ad essere in tutta Italia ormai. La nostra associazione, il nostro malgrado, non ci avremmo mai sperato, è diventata molto grande, abbiamo presidi di tutta Italia. È lo sforzo che facciamo tutti i giorni, in tutti i nostri presidi, con molti giovani. Noi ormai eravamo giovani 20 anni fa, ora diciamo siamo mature, ecco, nell'età matura. È proprio di evitare che le persone siano isolate, perché ci sono pesi che non possono essere supportati da soli, non è umanamente possibile. Ma questo non è, deve essere fatto solo dalle associazioni, questo deve ognuno di noi nel nostro piccolo, perché non c'è bisogno di eroi, bisognerebbe semplicemente fare nel nostro piccolo ognuno il proprio dovere, non chiudere gli occhi davanti alle illegalità, alle sopraffazioni, anche alle piccole cose che ci circondano tutti i giorni e che vediamo tutti i giorni e che a volte per comodità, per quieto vivere, per evitare problemi evitiamo di vedere e di denunciare. Se tutti noi, come diceva Rita Adria, facessimo il nostro piccolo dovere, il nostro piccolo, semplicemente delle piccole azioni, il mondo potrebbe veramente, molte realtà, la Sicilia ne porta un peso ormai da decenni, potrebbero veramente cambiare, non ci sarebbe bisogno di eroi e non ci sarebbero nemmeno persone sole che sentono gravare su di loro il peso di un'azione fatta semplicemente per essere liberi. Perché come diceva un imprenditore calabrese che ha denunciato la mafia nel suo paese e ha deciso di rimanere lì nonostante tutto, quando un suo collega imprenditore gli ha chiesto dove aveva trovato il coraggio, perché anche lui voleva provare a denunciare la mafia, il pizzo e tutto quello che girava intorno, lui ha detto: tu non devi pensare al coraggio, tu devi avere, come dire, devi pensare, valutare le paure. Cosa c'è? Cos'è che ti fa paura? Essere ucciso? Essere che ti incendino i camion, che ti diano fuoco ai cantieri, oppure che tuo figlio sia costretto a sopportare e a vivere in una realtà di questo tipo? Allora, l'altro imprenditore ha deciso anche lui di denunciare, perché la scelta che ha fatto è che lui aveva più paura di lasciare suo figlio, di lasciare a suo figlio questa realtà di sovraffazione, e ha preferito essere anche lui un uomo libero, libero, anche se scortato dalla mattina alla sera, ma libero di decidere della propria vita. Sì, io velocemente, 20 anni fa, quando con Santina abbiamo deciso di fondare in questa provincia l'associazione antimafia di Teatria, ci avevano detto che saremmo durate praticamente pochissimo e che comunque era solamente frutto di un momento di energia giovanile, perché poi tanto avremmo capito come va il mondo, ci saremmo adeguate, ci saremmo piegate, avremmo fatto. Siamo ancora qua, Santina Natella e Nadia Furner, ormai siamo diventate tra virgolette una specie di macchietta. Io volevo dire una cosa, il nostro ventennale ha aggiunto delle cose da fare nella nostra associazione, ha aggiunto 3 elementi fondamentali: l'antirazzismo c'era già, ma l'antimilitarismo, proprio per le nostre battaglie sul MUOS. Adesso siamo tutti contenti che diamo armi ai curdi, il nostro PIL aumenterà perché le nostre fabbriche di armi potranno vendere armi, e però oggi abbiamo sentito che il mondo occidentale è in pericolo. Io vorrei veramente fare in modo che la magistratura si potesse occupare di questa informazione terribile, terrificante, che falsifica la verità. Noi non siamo in pericolo, sono gli altri che devono
che sono in pericolo a causa delle nostre guerre, a causa delle nostre sopraffazioni, a causa del nostro bisogno di accrescere il PIL attraverso l'unica fabbrica, l'unico strumento, l'unica azienda che funziona benissimo in questo paese, che è l'azienda della morte, che è l'azienda delle armi, perché siamo anche un popolo abbastanza distratto. L'altro tema che abbiamo inserito è quello della lotta contro il femminicidio. Non se ne può più, siamo a una donna al giorno, e quante volte forse sentiamo la nostra vicina di casa urlare perché è picchiata costantemente, e ci diciamo tanto sono fatti che non ci riguardano. Bene, ogni volta che viene uccisa una donna viene uccisa anche per la nostra indifferenza, e non sono malati quegli uomini, sono assassini, sono due cose molto diverse. Il femminicidio non è l'omicidio di una donna, ma è una mentalità di opprimere un sesso, di renderlo di propria proprietà, e queste cose non sono emergenze. Una donna al giorno non è più un'emergenza, è una costante. E quindi abbiamo inserito, grazie alla collaborazione con l'associazione SEN, che è l'associazione dedicata a Stefania Erminia Noce, questa ragazza di soli 24 anni uccisa nel 2011 dal suo ragazzo, e uccisa insieme al nonno, e grazie a Rosetta Miano, che è la mamma di Stefania, che in qualche modo ci ha trasmesso l'esigenza di occuparci anche di queste tematiche. L'altra tematica che abbiamo inserito è la lotta per i diritti LGBT, cioè stiamo parlando della lotta per i diritti degli omosessuali e dei transessuali. Cioè non è possibile più che siamo nel 2014, assistiamo costantemente a valori di una grande ipocrisia. Non ci può essere lotta contro nessuna mafia se non c'è la lotta contro la mafia dentro di noi, contro la mafia del pensiero, contro quelle persone che ci vorrebbero dire chi amare, chi dobbiamo amare, chi dobbiamo credere, chi dobbiamo fare. Allora, questa per noi sono lotte contro le mafie, perché nessuno può lottare contro niente se non si sente libero di essere se stesso, e quindi anche il diritto ad amare chi cavolo si vuole per noi è una lotta contro le mafie. E visto che ci sono i migranti, mi viene da pensare a tutto quel sistema del CARA di Mineo, a tutti quei sistemi che oggi fanno sì che i migranti non siano quello che ci fanno credere. Se non ci fossero i migranti, pensate, in Sicilia, parlo della Sicilia, ci sarebbe parecchia disoccupazione in più. Invece forse dovremmo svegliarci e dire che anche queste persone in questo paese diventano strumenti per attivare sistemi di finanziamento e non sistemi di libertà. Quindi l'associazione antimafia di Calabria è su questo e tutti su questi sistemi. E vorrei chiudere con una cosa molto personale, che però ho deciso di rendere pubblico, perché mi hanno convinto a renderlo pubblico. Vi chiedo di solamente di 3 minuti, l'ho letta tutta perché la leggerò tutto d'un fiato. La dedico ai miei compagni di viaggio, a quelli che ci sono già stati, a quelli che verranno. La dedico all'Arci di Furnari, la dedico a Cettina Parmaliana, con la quale ci lega un'amicizia recente, cioè nel mio giovane, però questa grande voglia di unirsi. E dopo che finisco di leggerla io non dirò più nient'altro, perché è una cosa che mi costa moltissimo, perché sono 20 anni di emozioni e 20 anni di grazie, e molte di queste persone che sono qui io mi sento di dire grazie, perché l'associazione non è fatta da chi l'ha fondata, ma da chi l'ha alimentata. 20 anni, ti volti indietro e non ci credi, ma le pietre miliari della tua vita dicono che sì, sì, 20 anni sono passati, e lo scorrere della vita con le sue storie, con le sue gioie, con i suoi dolori, con le sue sofferenze, con le delusioni, i tradimenti, ma è la vita è di chi, pur sentendosi minoranza, pur sentendosi definire perdente, non si sente mai vinto. Forse il cibo degli illusi, dei folli, di quelli che credono che i sogni non sono sogni, ma possono diventare realtà, o forse più semplicemente follia. In questi 20 anni ho assistito al verificarsi di cose impossibili, ad incontri dimenticati, ad incontri mai immaginati, a situazioni che solo vivendole è possibile conoscerle, per
perché vivere non è una parola astratta, ma significa scoprirsi, smontarsi, per poi rimontarsi, dimenticando a volte di rimettere tutti i pezzi al proprio posto. E adesso questo pezzo dove lo metto? Dove l'ho smontato? Proprio come una molla, una vite di un ingranaggio. Ma a differenza degli ingranaggi, a volte le viti non sono indispensabili, mentre lo sono le molle. La voglia di non arrendersi a ciò che sembra impossibile. Così in questi 20 anni mi hanno detto di tutto. L'associazione durerà poco, durerà il tempo della tua gioventù, poi vedrai, la vita è un'altra cosa, anche tu cambierai idea. Sei un'illusa, sei un estremista, fino a non hai capito niente di come va il mondo. A tutte queste persone mi piacerebbe chiedere, hai mai provato gioia a sorridere alla vita nonostante tutto? Hai mai provato il calore di un abbraccio di chi nella vita pensava di essere solo e invece ha scoperto una famiglia? Famiglia intesa non come persone che stanno nelle stesse mura condividendo solo se stessi, ma come persone che stanno nello stesso indefinito, nel non luogo dei senza confine, nel non luogo del nulla impossibile, nel non luogo delle idee e degli ideali, nel non luogo della passione, in quel non luogo dove senti il cuore e la mente scoppiarti dentro perché il corpo alla fine diventa gabbia limitante dell'agire. Ecco come sono passati 20 anni, semplicemente vivendo, errori? Tanti, tantissimi, ma come si fa a vivere senza errori? Come si fa a vivere senza sentirsi stronzi almeno una volta? Come si fa a tarare se stessi senza mettersi in pista? Si chiamano errori e l'elaborazione di sessi sono l'unico modo per trarne insegnamento, così credo di aver commesso tanti errori. Ma cosa c'entra tutto questo con i 20 anni dell'Associazione Antimafia d'Italia? C'entra, perché ci siamo sempre mossi nel fiume dell'umanità senza mai pensare che i compagni di viaggio non fossero anche compagni di vita, senza pensare che un loro, nostro problema, anche quello personale, non ci appartenesse, anche se sono sicura che non sempre ci siamo accorti delle solitudini di tutti. Sandro lo diceva, con le nostre storie e con il nostro impegno dobbiamo avvicinarci agli altri. Aveva ragione. Ma ho capito con il tempo che mentre mi nutrivo di storie, anch'io stavo creando un racconto che mi avvicinava e mi avvicina ogni giorno a tanti compagni di viaggio. È impossibile fare sintesi, impossibile descrivere le immagini che ti porti dentro, impossibile sequenzializzare fotogrammi di 20 anni di resistenza. Però è possibile dire grazie, grazie a chi ha riso e pianto con me, grazie a chi non si è mai stancato di tenermi la mano anche quando meritavo di essere mandato a quel paese. Grazie a chi mi rassicura quando arrivano i prezzi da pagare per essersi messi di traverso nella strada dei poteri. Grazie a chi mi dice buongiorno con un sorriso. Grazie a chi mi dice forza. Grazie a chi mi scrive forza. Grazie a chi mi dice grazie. Grazie a chi mi sorride per strada. Grazie a chi mi ha insegnato a sorridere. Grazie a chi ha condiviso per anni la fatica delle mie giornate, caricandosi il peso sulle proprie spalle per alleggerire le mie, rimanendo a volte schiacciata, ma sempre col sorriso sulle labbra, sempre con un tono rassicurante. Grazie, Ve. Grazie a chi mi ha insegnato che i confini della vita sono solo un'esigenza geometrica. Grazie a chi mi ha insegnato a comunicare amore e percepire amore, anche se su questo ultimo aspetto devo ancora migliorare molto. Grazie a chi non ha creduto al fango, ai veleni, alla cattiveria di chi ha bisogno di farsi largo abbattendo tutto ciò che fa ombra. Grazie a Simona Scibiglia per quell'abbraccio a Partanna. Simona oggi non è più con noi purtroppo, dal 2 febbraio di quest'anno. E permettetemi un grazie, il 22 febbraio, e permettetemi un grazie infinito alla vita, così complessa anche nel suo dolore. Grazie per avermi insegnato che non bisogna arrendersi mai, non andare fino in fondo e non lasciare aperte domande, non dette. Grazie, Vendetti, grazie per avermi insegnato a dire grazie e grazie per avermi insegnato a raccontare che le proprie debolezze non significa concedersi al ridicolo, ma significa condivisione. Grazie a tutto ciò che mi ha insegnato a chiedere scusa e a sentirsi meglio e più forti dopo averlo detto. Ecco cos'è l'Associazione Antimafia d'Italia. Un'insieme di vite, di errori, di speranze, di gioie, di delusioni, di punti di non ritorno, di macerie sulle quali non ricostruire, ma spazzare per fare largo a nuovi incontri. Un centro di ricerca e di elaborazione dell'esistenza. Grazie a tutti voi ragazzi dei presidi, grazie per la vostra energia, grazie per essere giovani non solo fuori ma dentro. Grazie per avermi fatto sentire mamma. E adesso al lavoro, abbiamo i prossimi 20 anni da costruire, inventare e sperimentare e lo dobbiamo fare a colori.
Diamo la parola adesso a padre Pippo Insana. Mi limito solo a poche parole. Intanto sono contento di essere qua e accanto alla signora Parmariana, in questa circostanza in cui facciamo memoria del dottore che ho avuto l'onore di conoscere e di ascoltare qualche mese prima a Barcellona e di stimare. Per me non è una morte vana, per me non è una morte inutile, perché anche a noi stasera ci dice il senso della vita impegnata, appassionata, legale e tante volte vissuta nella solitudine e nella incomprensione del contesto dove si vive. In questo contesto io presento, più che presentare, dico, ecco, una premessa che è stata detta. Quando viene dato un riconoscimento, un po' di disagio, quasi che si fosse protagonisti, che si è eroi, no, deve essere un fatto ordinario. Il fatto che io ed altri volontari siamo attenti nei confronti di persone che subiscono ingiustizie, situazioni disastrose negli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui qua vicino ne abbiamo uno dei sei in Italia, che l'ospedale psichiatrico giudiziario sia qualcosa insostenibile. Prima lo dicevano alcuni di associazioni che potevano sembrare estremiste, fuori della realtà, ma da qualche anno è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e la Commissione parlamentare della Sanità guidata da Ignazio Marina. Sono stati i parlamentari qualche mese addietro che hanno votato la legge 81-2014 in cui dicono che l'ospedale psichiatrico giudiziario non può esistere in un paese che ama chiamarsi civile, che ancora è contro la Costituzione perché è incapace a curare e a rispettare la dignità. Questo noi abbiamo creduto. E l'abbiamo fatto con il nostro quotidiano, perché otto persone, col permesso della magistratura, piuttosto che stare in OPG, stanno in un contesto cittadino nel quartiere di Pozzo di Gotto, con una vita normale, con lieve, meno lieve e grave reato. Otto persone escono ogni mattina per lavorare in un laboratorio di ceramica, si discute insieme, si è cosciente della malattia e ancora si collabora nella terapia, si fanno progetti per il futuro. Noi concretamente diciamo che l'ospedale psichiatrico giudiziario si può chiudere e volontari che lasciano stupiti, edificati. Ecco, lunedì ci sarà un volontario che accompagnerà un soggetto, niente di meno, che fino a Lecce, ma sono fatti abituali. La legge 81-2014 finalmente dice sul serio si deve superare l'ospedale psichiatrico giudiziario. Devono uscire, si devono impegnare le regioni, le sanità, le magistrature. Sta avvenendo per certi versi, ma altra magistratura ne manda 20 al mese là dentro, mentre secondo la legge non potrebbe mandarli. Mi fermo e io ci credo che anche quelle sono persone da rispettare. Ecco che voglio aggiungere, mi trovo a mio agio stasera con voi. Io sono prete, non sono in cattedrale, non sono nella basilica, ma mi trovo con gente in cui si leggono sentimenti di solidarietà, di attenzione ad un mondo in difficoltà. E questo si ripete, come si è ripetuto nella storia. Ecco, il manicomio civile si è chiuso grazie ad un laico che si chiamò dottore Basaglia, che credeva alla dignità, agli diritti di quelle persone che erano calpestate nei manicomi. Guarda caso,
uomini cristiani che convivevano insieme, quali erano i cappellani e le suore, nei manicomi convivevano senza che questo disagio e questa disumanità cessasse. Questo lo dico con amarezza. E allora io credo in questa gente con cui mi trovo. Potrebbe sembrare strana, no, hanno degli ideali e non hanno un peccato grosso, che è quella dell'indifferenza, che spesso colpisce tutti gli uomini dinanzi a fratelli e a persone che si trovano nel bisogno più estremo di aiuto. Allora, grazie di questa opportunità, e cerco un regalo a tutti. Il regalo che vi cerco, bene, accetto anche questo pensiero, questo attestato, ma il regalo: cerchiamo di evitare di essere indifferenti, ma di essere protagonisti della storia, ma non soltanto fatto da momenti e da suggestioni, ma quotidianamente. Grazie. Chiamiamo sul palco Mimì Starantino. Mentre Mimì Starantino si